beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E Pietro che chiama Gesù alla responsabilità della ricompensa, perché Pietro ha lasciato il mestiere, ha lasciato la famiglia, quello che possedeva, e anche gli altri, quasi tutti padri di famiglia. C'è Giovanni, è il prediletto, il giovanissimo, che invece non ha lasciato una famiglia propria, comunque ha dovuto lasciare la famiglia di origine. Ed ecco che questi apostoli seguono Gesù, sembra gratuitamente. No, gratuita è la vocazione, non il servizio. Gesù allora chiaramente risponde a Pietro: avrete su questa terra il centuplo e poi la vita eterna. E certo, chi serve il Signore serve anche i servi del Signore. Ognuno di noi è un servo di Dio, e chi è chiamato al ministero dell'evangelizzazione, del perdono e della consacrazione, questo lo deve fare proprio per il popolo di Dio. Qual è la ricompensa? Dice Pietro. È come se sentisse un po' il vuoto intorno Pietro, però di Gesù lui ha sempre detto le cose giuste, ha capito dunque che Gesù è il Messia, che Gesù è il Figlio di Dio, che è il Redentore del mondo. In più riprese questa sua testimonianza Pietro l'afferma, anche se poi c'è la debolezza della paura di finire anche egli condannato a morte, ma poi si riprenderà. E Gesù glielo dice nella profezia: alquanto conversus confirma fratres tuos, quando tu ti sarai rassodato nella fede, consolidato nella fede, e questo avviene dopo la Pentecoste, allora conferma i tuoi fratelli, guidali, no? Li conduci a me. E Pietro continua questa sua missione in Papa Francesco oggi, ieri in Papa Benedetto, prima in Giovanni Paolo II, ormai santo, e così via, sarà nel futuro. Tu sei Pietro, su questa pietra edificherò
la mia Chiesa, e la mia Chiesa è fatta di anime che hanno scelto la via della salvezza impegnandosi ad obbedire i comandamenti, ma anche a rendere testimonianza della loro fede. Infatti ognuno di noi che sta qui dentro è un testimone del Vangelo e della grazia di Cristo. Noi siamo qui perché crediamo in Gesù e siamo qui vicino a Gesù perché portiamo Lui nel cuore, perciò siamo qua. Ognuno di noi, di voi è un cristoforo, è un portatore di Gesù. Oggi celebriamo la festa di San Benedetto Abate, nacque nel 480, morì nel 547, 67 anni, ha rivoluzionato un mondo pagano, prima nel Subasio, poi a Monte Cassino, perché ci fu uno dei monaci, un cattivello, ogni tanto se ne trova qualcuno, che non tollerava la severità, no, l'austerità di quelle regole, però nemmeno se la sentiva di andare a cominciare altrove. E allora gli propinò nel bicchiere il veleno. E Benedetto, come al solito, aveva davanti sulla mensa cibo, l'acqua, ha tracciato il segno di benedizione e scoppiato il bicchiere, è andato il veleno. E questo è il dovere che noi abbiamo di confidare nell'aiuto del Signore, e poi pensa Lui veramente a guidare, a salvare, a modulare la nostra vita quotidiana. Se arrivassimo a questa fede, non intendo rimproverarvi, probabilmente siete molto più avanti di quello che io vedo, ma veramente la vita è un camminare libero, limpido, sereno, come l'acqua del fiume. Sa, va, arriverà dove deve arrivare. Allora la luce del Vangelo e la grazia di Cristo, vi dicevo, modellano l'anima, la fanno crescere, perché noi vediamo la crescita del corpo, non vediamo come l'anima mano a mano si abbellisce. È così bella l'anima nostra, in grazia di Dio, che gli angeli sono felici di starci vicino. Pensate, noi che siamo tanto lontani dalla perfezione degli angeli, perfezione naturale, nella perfezione soprannaturale di grazia, andiamo tanto oltre, che l'angelo è felice di accompagnarci, di ispirarci, di esortarci, di sostenerci, se è il caso anche di rimproverarci, perché no? Ci sono stati santi che hanno avuto proprio la grazia speciale di vedere il proprio angelo custode, tra questi anche Padre Pio, ci parlava, lo pregava, ci discuteva in certi casi. Una volta gli ha detto, mentre il demonio mi stava uccidendo di frustate con le catene, tu non mi hai soccorso, non mi hai difeso. E l'angelo ha detto, ma tu sai perché non l'ho fatto? Perché Gesù me l'ha proibito. E vabbè, dice, allora quando è che serve l'aiuto tuo? Quando io sto tranquillo. Allora mi serviva, allora mi dovevi aiutare. E dargli a ragionare, l'angelo faceva capire che purtroppo anche lui deve obbedire al Signore, ma alla fine poi l'abbraccio, perché Padre Pio sapeva bene che l'angelo è fedele al Signore. E l'angelo gli ha detto, ma dimmi un po', in questa lotta chi ha vinto, tu o il demonio? E ha detto Padre Pio, sì, però non vincerà mai, non sarà mai. Dunque, vedi, se no il Signore mi faceva venire vicino a te e prendere per le corna quello. Allora San Benedetto incomincia una vita di solitudine nel Subasio. Erano passati già alcuni anni,
di lui nessuna traccia, vedete che tempi belli, ti potevi perdere, nessuno ti veniva a cercare. E allora Gesù nel giorno di Pasqua, dopo che il sacerdote aveva terminato tutte le funzioni religiose in chiesa, il parroco si era seduto a mensa per anche lui, insomma, ristorarsi, riflagellarsi, e il Signore gli ha detto: tu stai seduto a mensa e hai da mangiare, il mio servo invece non ha nulla, è digiuno perché non ha nulla da mangiare oggi che è Pasqua. E Signore, dimmi dov'è questo tuo servo e io vado, faccio quello che... E là il Signore poi prende l'angelo, gli ha spiegato, e questo è andato a portare e chiamava in mezzo al bosco tra le rocce: Benedetto, dove sei? Dove sei? Finalmente sente la risposta. Si era calato lungo un pendio ripidissimo, quasi perpendicolare, su una roccia, e lì c'era una specie di grotta. Quindi per ritrovarlo e per potergli dare da mangiare ha dovuto usare un cesto con la fune, e allora Benedetto a Pasqua ha rimangiato pure lui le vie del Signore. Quest'uomo così nascosto, così fuori della società, trasformerà la società di quell'epoca, che era diventata un disordine totale, una minaccia da parte di tutti quegli eserciti, passavano e ripassavano, distruggevano, ammazzavano, rubavano. E lui ha fondato tanti centri, tanti monasteri, prima lì, poi in Monte Cassino, famoso, e per cui ha raccolto tutta la civiltà romana, ovviamente, senza le persecuzioni dell'impero romano, e ha diffuso il Vangelo in tutta l'Europa, tanto che lui è il patrono d'Europa. Dovunque andate, da la Germania, la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, trovate monasteri benedettini che hanno salvato la civiltà di Roma trasformandola in una civiltà evangelica. Questo fa il Signore per mezzo dei Suoi santi. La proposta, l'invito, la vocazione, la santità non è solo di Benedetto o di Francesco, è di tutti. E allora un bel sì al Signore anche oggi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. San Benedetto da Norcia, hai visto tramontare il grande impero, hai visto la sua gloria fatta cenere. Adesso chiunque vuole ne è padrone, e viene e passa e uccide distruggendo. I figli dell'impero sono vivi, ma sono fatti schiavi da stranieri. Calpestano l'Italia e la umiliano i baldanzosi eserciti di barbari. Impose il suo diritto e il suo potere, conobbe il mondo intero il suo governo, si compie la vendetta della storia. Chi fu padrone adesso è fatto servo. Dal grande cimitero va sorgendo la Chiesa resa libera per sempre. Tu stesso, Benedetto, con la croce agli italiani annunzi la speranza. La civiltà di Roma tu salvasti, i monti del Subasio e poi Cassino con umiltà segnarono la forza della cultura e della nostra fede. Abbandonati i campi per timore, i contadini e i poveri s'adunano intorno ai monasteri che difendi con l'arma della pace e della croce. Col tuo bel motto, ora et labora, tu guidi il grande esercito di monaci ad elevare a Dio le sacre lodi e coltivar la terra che dà pane.
Gli amanuensi dedicano il tempo ad illustrare le pagine dei libri ed a salvare i testi assai preziosi, perché non si smarrisca quel sapere. La civiltà moderna ti è grata, e ancor più grata ti è la Santa Chiesa, perché salvando vita e libertà hai dato a tutti esempio di bontà. La Chiesa sceglie tanti dei tuoi figli a governare il popolo di Dio, ed essi sanno sempre coniugare la santa orazione e la fatica. Oh Benedetto, ormai che sei nel cielo, ancora tu rimproveri scolastica che s'affidò a Gesù per trattenerti. È bello il sì di Dio al cuore dei santi. L'amore del Signore in te rifulse, ti consumò l'amore dei fratelli. È piena adesso in ciel la tua gloria. Oh, vieni incontro a noi che ti invochiamo.